Panino con cavallo e svizzero e verdure, diciamo insalata. Coca-Cola zero. Ma ci hanno consegnato una radio da riparare. Ed eccola qua, una Minerva Giada. Da quello che ho visto è in ottime condizioni, qui manca una manopola, ma ecco eccola, è solamente rotta, è stata incollata, ma si è rirotta, quindi vedremo come sistemarla per poi rimetterla al suo posto. Giradischi. Sintonia che si muove, questo forse non è in ottime condizioni. Tastiera è simile alla mia Minerva che ho riparato tempo fa. E dentro vedrete che è messa veramente bene, sembra esteticamente in ottime condizioni. Mi hanno chiesto di fare il minimo necessario per farla funzionare. Quindi un lavoro veloce, sporco ed economico, ed è esattamente ciò che farò. È ora di pranzo e quindi si mangia. Non sono stato sponsorizzato, però meritano. Vediamo un po' se riesco ad aprire. Questa radio a farvi vedere. Qui abbiamo cavo alimentazione originale, filo antenna, credo originale. Ora basta girare questi. Il pannello esce ed ecco a voi l'interno della radio che si presenta, come dicevo, veramente bene, veramente pulito. Le valvole ci sono tutte. Cambio tensione sembra giusto. Esteticamente, visivamente sembra tutto a posto. Per cui, beh, che dire. Procederemo a smontare il telaio, estrarlo, scollegando i vari fili e cercheremo anche di capire cosa fare e come farlo. Bello, ha due altoparlanti, non è stereo ovviamente, però ha due altoparlanti. E poi uno va qui, uno va lì, uno per i bassi, uno per i più acuti, suppongo. Questo è il trasformatore di uscita. Lì sotto c'è l'occhio magico e qui abbiamo delle simpatiche valvole che speriamo siano a posto. Pare che non sia stata accesa da anni, quindi ci sono buone possibilità che questa radio funzioni. Qui dentro non sembrano esserci condensatori in mica, quindi promette bene. Molto interessante, questa radio è dotata di una placca che copre
che copre la circuiteria, quindi forse non devo neanche smontarla. È strano però che queste viti, 1, 2 e 3, sono uguali, ma la quarta è diversa, quindi qualcuno ha già messo le mani qui dentro. Vediamo. Questi sono viti per legno, non sono proprio per legno in effetti, sono viti un po' improprie. Ed ecco, ah, ecco la circuiteria, molto interessante. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo sicuramente questo, forse questi due, questo soprattutto sull'alimentazione. È probabilmente questo. E questo qui, se proprio vogliamo. Ma certo, potrebbero essere in perdita. Questi sono quelli vetro, carta con il catrame. Qua ce n'è un altro, qua ce n'è un altro ancora, oddio. Ma qua ce n'è un altro, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro. Sono un po' tanti. Allora io mi limiterò a cambiare questo e quello sulla griglia, sulla prima griglia dell'uscita. E per il resto vediamo come va. Sì, questo. Questo è un 50x50. 50 più 50 ed è connesso al telaio, sembrerebbe, per forza. Va bene, quello lo tagliamo e vediamo cosa c'è di dietro. Allora, sì, 1 e 2. E in effetti è connesso al telaio. Lo vogliamo staccare? Ma sì, noi lo vogliamo staccare, perché siamo delle persone per bene. Quindi lo staccheremo con l'uso della violenza, dai. Ecco fatto, staccato. 50 più 50, qui ci andrà un 47 più 47, tra qui e qui, glieli metto e siamo allegramente felici. 47 microfarad, 250 volt. Ora, questo parla di tensione lineare 250, tensione 300, non so che cazzo vogliono dire questi 250 e 300. Se lo vedete qua, 250 e 300. Ora questo è da 250. Facciamo così, io monto questi, cambio quello che devo cambiare, poi accenderò e verificherò le tensioni ai capi di questi per evitare che scoppino, e nel caso prenderò le opportune contromisure. Perché ho questi, perché ripeto, è un lavoro da fare al volo e quindi non mi starò a preoccupare più di tanto. Ora io questi sicuramente non ci arriverò là sotto, tra qui e qui non ci arriverò. Infatti non ci arrivo per un pelo. Perché? Perché Gesù. Ed ecco fatto. Elettrolitici nuovi. Ora devo guardare questo. Questo è un trogiagio. Ovviamente io ho cercato i condensatori da 400 volt ovunque nel laboratorio. Ovunque.
Ovunque. Appena ho finito di saldarli, eccoli qua, che me li sono trovati davanti. 47 microfarad, 400 volt. Quindi adesso questi li ricambio per la seconda volta. Ok, cambiato questo, che era questo, ossidato, cambiati questi due. Ora, la mia attenzione ricade su questo e su questo strano coso che ha due piedini che entrano qui, di cui uno è una specie di placca di metallo che va qui, ma non so poi dove va, e poi esce qui. E qua io vedo come del catrame. Mi sembra un classico condensatore, però c'ha delle placche qua e qua. Quindi mi domando che cavolo sia. Va bene, questo lo lascerò stare, mi sa. Ma metto le mani su questo. E questo è un 2 microfarad 200 volt. E vediamo. Ecco fatto. 2 microfarad 200 volt. Non è proprio in ottime condizioni. Va qua. E qua vediamo se riesco a recuperare questo per poi rimetterglielo. È una spuntatina, così poi qua, se riesco senza bestemmiare troppo. Gli saldo quello nuovo. Ecco qua. Ma io dico, ma perché saldare là sotto se posso saldare qua? Io mi attacco qua e arriva là. Quindi, perché devo avere, ecco, abbiamo perso anche l'isolante, è caduto vaffanculo non sappiamo dove. Ora questo, se ci riesco, lo spezzo lì e poi, invece di saldarmi difficoltosissimamente sul piedino della valvola, staccati, io mi saldo. Sulla fottuta resistenza. E questa cosa non viene via, eh. Oh, vaffanculo. Perfetto, io mi salderò qua. Perché questo è saldato nello stesso punto. Con rischio pazzesco che questi due piedini si tocchino. Guardate un po' che troiaio di cablaggio che c'è qua. Ok, tra qua e qua. E dato che pensavo di avere il 2,2 microfarad 200 volt, yeah! E invece non ce l'avevo, ho costruito questo aborto con due condensatori da 1 microfarad in parallelo, che non sono, non è un elettrolitico, però secondo me non c'è problema. Ora qua facciamo due gancetti, uno qui e uno qui, e lo agganciamo uno qua e a questo punto uno là, ok, così che avremo una connessione meccanica un po' più solida, ok. Ecco, e poi vediamo come posizionare questo orrendo aborto. Ripeto, è una messa in opera fatta al volo con odio. Ovviamente lo stagno qua non ne vorrà sapere di attaccare.
Ecco fatto. La camera in mezzo ai coglioni, però si vede che il lavoro è venuto. Ah, guarda, ci entra pure se vogliamo, eh. Lo possiamo ficcare lì così e non ottengo fastidio, né pessimismo né fastidio. Quindi ci siamo con questi due. Non vedo altri elettrolitici. Ora vado a cercare il condensatore di griglia famoso guardando lo schema elettrico. UL84 G1 piedino 2 e vediamo un po' se trovo qualcosa. Culotte! Sapete che vi dico, è troppo un casino. Per il cliente non vale la pena. Per cui io direi che si prova così, metto una bella lampada in serie, vediamo cosa succede e se funziona, ciao. Gli dirò di non tenerla accesa troppo, perché andrebbe fatto un intervento completo, andrebbero cambiati tutti questi qua, tutti, perché sicuramente sono in perdita, sicuramente. Ma qua per seguire i condensatori della valvola qua finale devo andarmi a seguire questi cavi. Che poi, yeah, vabbè, è anche abbastanza facile, oddio, questo è raggiungibile, ma qua questo cavo va qui, ecco, non si vede un cazzo, ma va qui, da qui, dalla valvola va qui, e qui c'è una resistenza, poi c'è questo sicuramente lui, può essere un problema, bah. Magari... magari in realtà sono affidabili. Abbiamo cavi che si possono allargare, d'accordo. Potrei spostare questa resistenza, dovrei misurare un po' le resistenze per vedere che siano nei valori, ma questo fa con da quant'è? Da 0,10 microfarad. 0,10. Questo è da 0,010 e questo qua non c'entra. 0,010 e 0,010. Facciamo così, sempre nell'ambito, porca troia, di fare un lavoro economico, io mi trovo i famosi 103, io li chiamo 103, sono 10 nanofarad, cioè questo, 0,01 microfarad, 630 volt, costano un cazzo, ne ho un po'. Io smonto questo e lo misuro e lo cambio, volo con questo. Vediamo a che punto sono come devastazione e saccheggio. Quindi io taglio qua. Ok? E direi, taglio qua sotto che praticamente è appiccicato a questa, attaccato a questa resistenza. E quindi vedete che si sfila la carta. E rimane il tubetto in vetro. Lo taglio. Se si potesse illuminare senza che le mie cazzo di mani vadano davanti alla luce, sarebbe pure più meglio. E taglia. Ed eccolo qua. Il nostro condensatore, tubetto di vetro semi svuotato con dentro l'elettrolita schifoso. E oddio, questo ha segni di riscaldamento e perdita di catrame, sembrerebbe che sia scorruto in qualche modo. Quindi io intanto gli metto questo e poi misuriamo questo con il Megger. Ho bisogno di un treppiede perché con questo non riesco a fare un cazzo. E quindi proverò a usare il Megger in questo modo. So già che succederà una catastrofe, ma proviamoci. Ho collegato il condensatore ai terminali del Megger e ora vediamo se va in perdita. Oddio, non è male. Beh,
800 kilo-ohm, 800 kilo-ohm di resistenza interna, questo condensatore, 800 kilo-ohm. Giusto per farvi vedere come si comporta un condensatore nuovo, io attacco questo. E vediamo come dovrebbe essere, e lo vedrete schizzare. Ecco, vedete, resistenza infinita maggiore di 100 mega ohm. Diciamo che questo tipo di condensatori sarebbe da cambiare. Però niente, è più forte di me, io questo lo voglio cambiare, quindi lo tagliamo qua e qua. E se trovassi la pinzetta riuscirei anche a recuperarlo. Ecco. Questo dovrebbe essere un 104, un 100.000 picofarad, un 10 nanofarad, no, un 100 nanofarad, ma io un 100 nanofarad 250 volt non ce l'ho, quindi adesso vedrò di inventarmi qualcosa. E se guardate bene, si vede che è venuto a mancare il sigillo del catrame e qua sotto è entrata dell'aria, quindi questo coso sembra sano, ma secondo me è pure lui in perdita. Guardate, ho creato un cancrone. Ho messo in parallelo due condensatori da 47 nanofarad e uno da 10 nanofarad 630 volt. Così ho ottenuto un condensatore all'incirca da 100 nanofarad 630 volt, che ora andrò a ficcare qui, andrò a ficcarlo in posizione, ed ecco fatto. Ora degli altri ho deciso che me ne fotterò. Certo, mi verrebbe facile cambiare questo. Vediamo se lo trovo, dai, vediamo se lo trovo. 22 nanofarad. No, non c'è. C'è il 47, c'è il 5,6, 2,2, 10. 2 in parallelo da 10? No, basta, mi sono rotto il cazzo. Non trovo, ovviamente, non trovo. Non trovo la lampadina passante che ho costruito per accendere, diciamo, delicatamente gli apparecchi elettronici con una lampada in serie. Ce l'avevo sempre in mezzo al cazzo, non sapevo mai dove cazzo mettere questa roba, me la trovavo sempre in mezzo al cazzo, letteralmente. E ora che mi serve, ovviamente non la trovo più. Perché questo accade? Questo accade semplicemente perché Cristo, non trovando questa benedetta fottuta lampada in serie, io tenterò l'accensione a colpetti. Quindi io ficcherò, se ci riesco, la cazzo di spina e proverò ad accendere a colpetti. Così le lampade si accendono, cioè le valvole si accendono. La lampadina si accende e non succede nulla. Questo è un buon segno. Quindi ora accendo ancora. Ok. Le valvole si accendono tutte. E a questo punto aspetto di sentire qualcosa.
Non si sente niente. Molto interessante. Ah, c'è vita. Comunque c'è vita audio. Vediamo fono se produce del suono. Giradischi gira. Mi sa di falsi contatti. Mi sa di spengo e collego l'antenna perché forse vuole almeno un pezzo di filo. Vediamo se il telefono mi regge. Antenna. Vediamo. 75 ohm, a terra, va bene, io la ficco qua. Vediamo che succede adesso. Riaccendo. E attenzione! Ho decisamente vita. Ma qua serve più antenna. Vediamo con questa rete metallica. Ecco. Fanculo. FM, che sia sbagliata l'antenna per l'FM, che voglia l'antenna qua, vediamo.
FM, niente. E vabbè, c'è poco da fare. E devo abbassare e spegnere perché sennò copyright. Comunque il giradischi funziona. Vieni a vivere con me. E quindi, beh, funzionano entrambe le testine. Si sente discretamente, forse non si sente questo altoparlante, però direi che per ora va bene così. Ecco, questo lo lascio così. Vediamo se riesco a sbloccare il discorso radio. Mi sono connesso all'antenna esterna, quella che ho sul tetto di casa, e abbiamo le onde corte. Vediamo se per caso c'è qualche altra. Vediamo. Abbiamo le onde corte. Ma non abbiamo. No, no, abbiamo anche le onde medie. Lui, il coyote, è chi specula sulla tua fuga. Il coyote bimba una corriera, ti fa passare il confine con Guatemala. Bene. Ai piccoli e qui. Ma non abbiamo FM. Non abbiamo l'FM. Come mai non abbiamo l'FM, mi domando io. Non è che. Ecco qua, c'è una valvola che tocco ed è fredda. E forse è questa. E così mi è abbassata la luce lì. Quindi forse adesso si è accesa. Quindi chissà se non abbiamo l'FM adesso. Vediamo. A questo punto si dovrà scaldare. Ma io ne dubito. La cordina arrivata a un certo punto non scorre. Ma mi sa che l'FM non c'è. No, questa. Ecco, questa valvola gli do una bella mossa. Ecco fatto, mentre questa è calda ed è accesa. Questa è accesa, questa è accesa, questa è accesa e questa è accesa. E non ce ne sono più. È solo questa, quella là sotto che non faceva bene contatto. Però io la sento ancora fredda. Bah, potrebbe essere bruciata? Chi lo sa? Avrebbe senso, perché non abbiamo FM. No, ma abbiamo le onde medie. Sai più favorevoli delle sue. A domani, mia Albatros, per l'ultima puntata della settimana. E abbiamo le onde corte. Onde medie. Onde. Onde a cazzo. Vediamo, se stacco l'antenna. Oddio. Sì. Va bene, ci vuole una buona antenna. Vuole una buona antenna per le onde medie e abbiamo il silenzio sull'FM. Io direi che è un buon risultato. Ok, ho provato a cambiare la ECC85, ma il problema non è lei. Non riesco a capire se non è alimentata perché rimane fredda.
Perché rimane fredda? Non capisco, secondo me non gli arriva l'alimentazione. Lascia perdere con me, alla fine eccola qui, rimontata. Funzionano le onde medie, le onde corte, funziona il giradischi, non si sente l'FM, ma più di là non posso andare. Se non c'è il budget, non ci si muove. Per adesso va bene così. Ma sì, dai, mi preparo che vado a giocare a tennis. Maledetto Dio!